Invisible Man. Amici di Scratch, benvenuti per questa puntata ricca di immagini e soprattutto dopo la grande avventura della tre serie ciclistica di Bassano del Grappa, dove abbiamo visto Marmulli e Viviani vincitori. Adesso non ci spetta altro che aspettare Pinotti, ma soprattutto vedremo Elia Viviani alle Olimpiadi di Londra, se ci potrà regalare qualche soddisfazione dopo la grande vittoria che ha avuto insieme a Marmulli proprio la tre serie di Bassano. Abbiamo documentato con tante ore sia di diretta ma anche riproponendo le fasi più interessanti, più belle della pista, ci rimergiamo su quello che è la strada. Allora, questo appuntamento di questa serata proporremo la Bassano Montegrappa, la 70ª edizione, e vedremo chi andrà a vincerla e soprattutto se colui che vincerà questa grande, oramai mitica gara potrà ambire al professionismo come ha fatto Fabio Auru, che proprio in questa settimana è passata all'Astana. Quindi Astana, tantissime sorprese con Vinokurov che ha vinto la sua Olimpiadi alla soglia dei 40 anni, pensate, e quindi insomma tante soddisfazioni sono proprio passate, raccontate attraverso queste belle gare e queste nostre belle interviste che abbiamo saputo in qualche maniera regalare a voi appassionati di ciclismo. Quindi la prima gara che proponiamo questa serata è proprio la Bassano Montegrappa, Veloce Club Bassano 1892 tra gli scudi, un grande impegno organizzativo, ma soprattutto una recuperata gara che è un po' il fiore all'occhiello, credo, del panorama mondiale. Cycling shoes. Piazza Libertà, quindi Bassano del Grappa, poi Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini per l'ascesa finale sul Monte Grappa. Questa è la 70ª edizione della Bassano Monte Grappa. Come diritto, tutti i giovani del Veloce Club Bassano, direttori sportivi compresi, alla passerella che in qualche maniera presenta tutto il lotto dei corridori che prendono parte a questa 70ª edizione della Bassano Monte Grappa. Qualche defezione importante, ma evidentemente tra le file, mettiamo tra della Trevigiani, non ci sono grandi scalatori, quindi l'unica, perché tutte quante le più belle squadre, le più grandi squadre d'Italia, insomma, sono presenti. Insieme a noi Franco Tessarolo, che sei stato un po' l'anima che ha coinvolto e ha raccontato questa Bassano Monte Grappa. Intanto vediamo anche un volto noto, Grazian. Sì, buongiorno a tutti. La Bassano Monte Grappa non è una gara normale, tra virgolette, perché la Bassano Monte Grappa, oltre all'aspetto tecnico della scalata in sé per sé, racchiude un'infinità di storia. Stiamo affrontando la statale Cadorna, costruita proprio dal generale Cadorna per portare i mezzi e le truppe su a Cima Grappa, dove erano assedagliati nel grande conflitto della Prima Guerra Mondiale, per cui è una corsa atipica che coinvolge atleti, sport e storia. Intanto vediamo la passerella dei giovani talenti del Veloce Club Bassano, ricordiamo una trentina tra giovanissimi esordienti ed allievi. Ecco che Felix Zanato ha fatto un'opera in questi 6 anni di ricostruzione del Veloce Club Bassano, riportando intanto la parte più importante, il vivaio. Oggi come oggi veramente è qualcosa di importante, ma soprattutto ha rimesso in piedi una Bassano Monte Grappa che oramai langueva da troppi anni. E tanti gli atleti, circa 113 alla partenza, ma questa è una gara atipica, come si diceva, bisogna avere le doti di Grimper, perché comunque il Monte Grappa, abbiamo visto anche 2 anni fa, riesce a far selezione anche tra i professionisti, quindi non è una salita scontata, è una salita di quelle che bisogna essere ben preparati per poterla affrontare al meglio della situazione. Vediamo il lungo biscione degli atleti che tra poco prenderà parte al circuito cittadino, un circuito cittadino che bisognerà affrontarlo 9 volte, molto spettacolare, Franco.
Sì, 10 giri di questo circuito cittadino che ovviamente deve preparare le gambe a posto per poi per gli scalatori, quindi 113 partenti, non tutti arriveranno su all'ossario, al rifugio Bassano di Cima Grappa, e però servono appunto le varie formazioni per preparare la gamba e poi preparare la via agli scalatori effettivi. Tra le file una bella nota, vediamo anche Enrico Franzoi con il dorsale numero 61, Enrico Franzoi ciclocrossista, dove tutte le nostre diciamo ambizioni mondiali, europee sono proprio intitolate a lui. È vero che ultimamente insomma non ha fatto grandi cose, è stato veramente molto sfortunato nella passata edizione dei mondiali, ma oggi lo vediamo interprete qui proprio sulla Bassano Montegrappa, ma insieme a lui c'è anche un certo Ciccone, c'è anche Marcolino, insomma atleti che sono quasi dei professionisti, Franco. Sì, da parecchi anni ormai tra le file del dilettantismo, ovviamente magari Ciccone predilige anche l'aspetto pista, per cui rimane lì in una certa qual misura anche per preparare poi l'aspetto pista, quindi però diciamo che lui si fa ben valere poi in questi aspetti di tracciato pianeggiante, la sua gamba è sempre quella buona. E si parlava della salita del Grappa, salita del Grappa e dei 10 giri precedenti. Ricordiamo un aspetto storico, se vogliamo, che questi aspetto di pianura prima della salita, prima la Bassano Montegrappa, siamo alla 70ª edizione, un compleanno importante per una gara ciclistica di questi livelli, e nei primi anni però fino al 71 ricordiamo che la Bassano Montegrappa si effettuava solamente da Romano, solo con i 27 chilometri della statale Cadorna. Dal 71 in poi invece è stato introdotto l'aspetto pianeggiante. E d'altronde è giusto che sia così, perché si dà anche spazio ai velocisti, soprattutto per coloro che vogliono insomma così accumulare qualche punteggio nei traguardi volanti di giornata, ed è l'aspetto anche più spettacolare che contorna un po' il centro di Bassano. Ricordo che anche una volta si andava addirittura verso Rossano Veneto, il giro era molto più ampio, dove c'era una medaglia d'oro importante di Girardi, e quindi insomma la Bassano Montegrappa, se andiamo a vedere a livello dirigenziale, ha raccontato la storia non soltanto del ciclismo locale ma soprattutto del ciclismo veramente nazionale ed internazionale. Fra tutti abbiamo ricordato più di una volta Germano Vialetto, ma lo stesso Luigi Zanatta, segretario e mentore di questa società, ma per andare a fare un passo indietro nel tempo, coloro che si sono prodigati per questa 70ª edizione, cioè in 70 anni ne sono arrivati tanti. Felix Zanatta dice sempre la storia, ma la storia sono il Germano Vialetto, i Luigi Zanatta, gli Adriano Zambon, i Rino Picco, insomma tutti coloro che hanno condotto questa bella iniziativa, questa bella gara ai livelli che oggi possiamo testimoniare. E soprattutto si diceva Veloce che Bassano 1892, che ha schierato una bella gara oggi, una presidenza che è un po' scomoda, nel senso bene ha fatto Felix Zanatta, però un presidente deve essere proprio come Felix Zanatta all'interno di un Veloce Club Bassano, non è una società normale, Franco. Il Veloce Club Bassano è una delle società forse tra le più difficili da dirigere, ci vogliono personaggi come Felix Zanatta, oppure, se mi permetti, tu hai citato tantissimi grandi nomi che sono passati all'interno del Veloce Club, ma ricordiamoci anche un'altra colonna, Pasqualino De Latin, un presidente, ci vogliono quei tipi di presidenti, e in questo panorama del momento non vedo nessun altro oltre a Felix Zanatta che potrebbe guidare una gloriosa società come il Veloce Club Bassano. Giustamente hai citato Pasqualino Terattini, il vero senatore degli anni 90, purtroppo ci ha lasciato in maniera tragica e troppo, troppo giovane, però anche qui oggi si ricorda lui, si ricorda la figura anche di Luigi, quindi è un memorial mai più da considerare come questo, cioè veramente un memorial ad hoc per due personaggi che hanno veramente fatto fare la storia, sono riusciti ad implementare il Veloce Club Bassano che oggi compie 120 anni, quindi ricordiamo tra le due o tre società più antiche, più anziane d'Italia, e questa la dice lunga sui riflettori. Qua adesso vediamo Viale Venezia e comincia l'erta finale, insomma i traguardi volanti se li sono giocati tutti quelli che dovevano giocarsela, Franco.
Sì, ricordiamo anche, giustamente a onor di cronaca, anche coloro, i tre che si sono piazzati nei primi tre posti dei traguardi volanti che erano posti tutti in Viale delle Fosse, la spunta Daniele Cazzola del team Friuli davanti a Stefano Presello della Generali Ballan, in terza posizione troviamo Luca Paccioni della Colpa, uno squadrone della Colpa che vuole sicuramente fare la corsa e l'abbiamo visto già nelle prime battute. Infatti ultimamente i bergamaschi arrivano qua e stanno veramente facendo grandi cose. Ricordiamo Fabio Aru, intanto ringraziamo anche Rai Sport per le immagini che ci hanno dedicato nel pomeriggio alle 19 di questa sera, proprio per dare significato e soprattutto dare un pregio a questa Bassano Montegrappa. Fabio Aru, che proprio settimana scorsa è passato tra i professionisti nelle file della Stana con un Vinokurov esagerato, quasi quarantenne, vince un'Olimpiade. Certo, abbiamo sbagliato forse tra virgolette a fare la gara sugli inglesi, ma Vinokurov se va via non lo becchi più. Beh, l'abbiamo visto tutti quanti cosa è successo alle Olimpiadi, è stato un grande campione e l'ha dimostrato di essere un grande campione. Cogliere un campione si vede anche da quando sa cogliere il momento giusto. E intanto qua vediamo i primi tornanti che dividono la pianura dalla erta finale per arrivare sul Monte Grappa, quindi qua cominciamo già a vedere qualche scatto, qualche scaramuccia. Intanto Zilioli Gianfranco lo vediamo già lì in prima posizione a dettare le regole, ma ce ne sono tanti, c'è anche Senni Samuel che sta andando molto bene, Masnada Fausto, anche Masnada è un bel corridore, Franco. La Colpa, che dicevo, di Bergamo è venuta qui con uno squadrone, non ha portato solo i grandi passisti per tenere alta l'andatura in pianura, ma un fior fiore di scalatori, come già citato Gianfranco Zilioli, ma ricordiamo anche Manuel Seniga, hai ricordato tu, l'anno scorso al primo anno, quest'anno al secondo anno, si è ben comportato l'anno scorso alla 69esima edizione della Bassano Montegrappa, ma un scalatore molto promettente è questo Fausto Masnada, al suo primo anno, vincitore da juniores l'anno scorso della Sandrigo Montecorno. Sandrigo Montecorno che sarà proprio tra poco, a pochi giorni, con la regia di Patron Bruno De Marchi. Ritorneremo a parlare anche di salite con gli allievi, con la Bassano Enego, anche questa ha regalato molti scalatori, molti grimperi. Io ricordo Moreno Argentin, che guarda caso ha vinto proprio nella Bassano Enego. Hai sbagliato cognome, e cognome non era Moreno Argentin, ma era Moreno Moser. Ma era Moreno Moser, e io che l'ho incontrato l'anno scorso al Memorial Casarotto, alla prima edizione del Memorial Casarotto, che vinta da lui proprio l'anno scorso, ancora l'ultimo anno tra le file dei dilettanti, e si ricorda ancora molto bene quella splendida vittoria su nel centro di Enego, Moreno Moser. Si replicherà giustamente quest'anno il 12 di giugno, noi saremo là chiaramente a commentare questa gara. Comunque il panorama del bassanese, quando siamo d'agosto, vuol dire molto anche a livello di allievi, che poi regala e consacra dei nomi che rimangono comunque, perché prima citavamo giustamente Moreno Moser, ma anche altri hanno fatto un po' la fortuna grazie a queste gare. Beh, sicuramente sì, ricordiamo oltre anche alla Bassano Enego, ma ricordiamo la Sandrigo Montecorno, ma la Cittadella Colialti ci ha regalato uno splendido Davide Formolo, per esempio la Cittadella Colialti. Davide Formolo ha uno dei nomi tra gli scalatori più blasonati, assenti. Fabio Aru, sappiamo, dal 1° di agosto è già in maglia Astana, quindi non ha potuto partecipare a questa 60esima edizione e vincere per la seconda volta la Bassano Montegrappa. Ma diciamo che no, io adesso sai cosa stavo guardando? La bella pedalata di Senni Manuel, cioè una pedalata veramente incredibile, ha avuto anche un incidente meccanico e adesso ho visto che si è riprendendo, ha perso quei 20 secondi, perdere 20 secondi quando sei qui nel momento cruciale di una Bassano Montegrappa, qua oramai mancano soltanto 6 km all'arrivo, vuol dire comunque perdere il treno. Beh, sicuramente sì, Emanuele Senni, mi riprendo un attimo. Allora, stavo dicendo che Davide Formolo, uno dei grandi assenti come Grimper, regalati proprio dalla Cittadella Colialti, ma da queste gare come la Bassano Enego o la Sandrigo Montecorno, tra le categorie minori, allievi e juniores. E qui però i protagonisti sono quelli che hanno fatto il recentissimo Giro della Val d'Aosta, e quindi un altro bellissimo elemento che corre tra le file della Zalf, capitanata da Gianni Faresin.
lo vediamo al comando in questo momento, Pierpaolo Penasa, il meranese Pierpaolo Penasa, assieme a Gianfranco Ziglioli, due grandi protagonisti del recentissimo Giro della Valle d'Aosta, vinto poi da Fabio Aru. Assieme a loro, stranamente, questi due vecchietti, tra virgolette, Andrea Vacher della Marchiola Emisfero Site e soprattutto il freschissimo ingegnere Barindelli, Luciano Barindelli, 26 anni e 24 anni, quindi hanno un bel po' di esperienza, che sono riusciti a rimanere accodati al grande forcing e alla lotta che questi due bravissimi giovani grimper, Gianfranco Ziglioli e Pierpaolo Penale, sono dati nelle ultime fasi della salita verso il grappa. Lo vediamo in questo momento. E mi piace ingegner Barindelli, mi evoca un po' il film degli anni 70, sai, l'ingegner Barindelli, molto bella e significativa. Poi dopo, comunque, a parte la battuta, si sa che il ciclismo non è più il ciclismo di una volta, semmai sono tutti gli altri sport che non sono capaci di coniugare un verbo con un congiuntivo, ma evidentemente nel ciclismo sono tutti quanti o laureati o comunque liceali, insomma li vediamo che sono molto più, hanno molta più cultura rispetto a qualche anno passato. Qua intanto vediamo l'attacco di Ziglioli, chiaramente ha una marcia in più questo ragazzo, l'abbiamo visto già dalle prime fasi, non si sgrolla proprio il gruppo come ha fatto Aru, perché incombono Vacher, Barindelli e Penasa, per cui non è che se li sia staccati, però ha una pedalata molto molto bella e poi giovane. Sì, si sono dati in battaglia, lo dicevo, adesso c'è l'attacco appunto di Ziglioli, Pierpaolo Penasa è rimasto lì, ma dopo ha rintuzzato, come vediamo, l'attacco del forte atleta bergamasco e ne hanno un po' fatto le spese i due vecchietti, tra virgolette, Vacher e Barindelli, che poi quando si è smorzata la fuga agonistica si sono ripresi la testa della corsa assieme a Gianfranco Ziglioli. Ci prova adesso Pierpaolo Penasa, siamo a meno di 2 chilometri dalla vetta. Meno di 2 chilometri, intanto vedevo in quel tornante, allora io voglio rilanciare una scommessa a Felice Zanatta, non mollare mai, perché bisogna portare i 10.000, 15.000 persone in quei tornanti, una volta era così e questo è un impegno che soltanto un uomo può prendersi e quel nome è Felix Zanatta. Intanto ti vediamo te nelle fasi conclusive, mentre se la stanno giocando Ziglioli, che a questo punto ha staccato veramente tutti, queste qua oramai sono quasi le telecamere fisse, vediamo proprio Ziglioli, Vacher, Barindelli, Penasa che sta cercando, ma lo vedo molto affaticato, là davanti c'è Ziglioli che sta facendo la gara, in qualche maniera oramai qua le cose sono fatte, si è staccato Penasa purtroppo, Pierpaolo della Zalf Euromobil Desire Fior, lo vediamo leggermente affaticato, telecamere fisse per noi, oramai qua mancano soltanto 500 metri alla conclusione, oramai 400 metri, ricordo ancora negli occhi 2 anni fa, tutto solitario, proprio Fabio Aru che si è fatto prendere a 30 metri dal traguardo, un bello scatto di Gianfranco Ziglioli, Team Colpack, lo squadrone bergamasco che si impone sicuramente a braccia alzate proprio su Andrea Vacher, Marchiol Emisfero City e l'ingegner Barindelli Luciano della Carmidoro. Quindi questo è il podio dei primi tre, lo vediamo molto affaticato Penasa quarto, poi Masnada Fausto del Team Colpack, Senni Samuel, segue Marcolin Matteo, Kudela, Thomas, Tognatti, Andrea e Rocchi Nicolò, chiudono il piazzamento, i primi 10. Nota importante, il signor Franzoi, insomma, è arrivato 14esimo, non male. Sì, grandissima volata di Gianfranco Ziglioli, ne aveva di più, ha provato Pierpaolo Penasa a meno 2 a dare la botta decisiva, ma non ce l'ha fatta. Premiazioni e tra poco chiaramente l'intervista al vincitore, una intervista più che meritata, che sarà sicuramente un trampolino per i professionisti. Lo sai che, beh, lo sapevi già che... Sì, è stata una bella corsa, l'anno scorso ha vinto Aru che era uno dei favoriti, quest'anno ho iniziato la corsa sapendo di essere insieme a Penasa uno dei favoriti per la vittoria, ho dato tutto e è andata benissimo così. Prossimo anno? Prossimo anno continuerò la Colpack un altro anno per vedere se per cercare di passare professionista. Le tue speranze sono in quale squadra? Spero una squadra buona, vanno bene tutte. Cerimonia di chiusura con la deposizione della corona, momento oramai troppo importante. Sì, questo mausoleo ossario costruito nel 29 e da qui poi è partita la scommessa della Bassano Montegrappa che racchiude al suo interno tantissimi giovani che lì hanno perso la vita e con i primi 3 classificati che vanno a deporre appunto insieme all'autorità questa corona all'oro da dei giovani a degli altri giovani.
questo momento significativo, importante, proprio perché i giovani che hanno lasciato la vita per la nostra libertà erano più o meno questa età, dai 17 ai 20 anni. Quindi bene, bello questo momento, un po' di impaccio anche per gli atleti che forse non sanno esattamente l'importanza, ma l'importanza di questa realtà, di questo protocollo lo hanno e lo vivono dopo. Quindi per la Bassano Monte Grappa è tutto, di nuovo linea in studio. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Bella, bellissime immagini, ma soprattutto il fascino del Monte Grappa, che in qualche maniera riesce veramente ad affascinare non soltanto, anzi la Bassano Monte Grappa crediamo che sia l'espressione massima del ciclismo, che racconta anche un momento di storia importante per la nostra nazione, ma soprattutto la Bassano Monte Grappa è stata ed è fucina anche di grandi altre manifestazioni sportive. Tra poco vedremo proprio la Monte Grappa Challenger a chiusura di questo servizio, ma facciamo un passo indietro, andiamo a vedere come Adriano Zampon, speaker della Sei Giorni Mitiche dei Mondiali delle Tre Serie di Bassano, ha organizzato a Rossano Veneto una gara dietro motori, Derni, e insomma la soddisfazione più grande è vedere 2000 persone alla sera che, oltre a respirare una boccata di aria fresca, vista la canicola di luglio e agosto, insomma vedono uno spettacolo che è a dir poco sorprendente. Motorini che, tagliando l'aria, riescono a far fare delle medie esagerate ai ciclisti, una bellissima gara per juniores, ma soprattutto uno spettacolo e tanta gente che si è divertita. Andiamo a Rossano Veneto. Sprink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Print. Siamo in Viale Venezia 73, a Bassano del Grappa. E dai fari del velodromo Rino Mercante si riaccendono i fari invece in una via, in pratica la via dove c'è il comune di Rossano Veneto, patron Gilberto Trevisan, sindaco, primo cittadino, fiori per la vedova Gastaldello. Quindi qua è un trofeo Willier Triestina, patria della bicicletta, quindi Rossano Veneto. È una gara che abbiamo detto già più volte, una gara, questa è una serie di gare spettacolari, nel senso dietro motori si raggiungono delle velocità molto importanti, e quindi uno spettacolo nello spettacolo. Queste erano un po' le regine delle sei giorni, delle tre sere, dei campionati del mondo. I dietro Derni sono riusciti a fare veramente spettacolo in tutti i velodromi. Adriano Zambon le ha portate nei circuiti cittadini e vediamo, col beneficio di 2000 persone che dalla canicola estiva prendono una boccata d'aria e godono di uno spettacolo veramente incredibile. Quelle che vediamo sono le batterie juniores, varie batterie che poi dopo, in conclusione a punteggio, si screma e ci sarà la finalissima che sarà la chiusura di questa gara dietro motori. Una gara, abbiamo detto, in più di un'occasione difficile da organizzare, perché bisogna illuminare al meglio le strade con quel pizzico di adrenalina, perché comunque le velocità ci sono, e anche qua abbiamo un momento in cui lo spettacolo dietro le ruote di questi motorini è totale. La gente incuriosita riesce a godersi di una giornata, di una serata piacevole nei centri cittadini. Ecco, l'unica raccomandazione è: organizziamo queste gare dove c'è un vero centro, dove ci sia un centro abitativo, perché se la spostiamo nei quartieri periferici si rischia di fare un po' come San Zeno, che c'erano poche persone, e invece vediamo che lo spettacolo, se le persone ce l'hanno lì, lo affrontano, si divertono, e anche per i corridori credo che sia una maggiore soddisfazione, anche per gli organizzatori e
per coloro che in qualche maniera spendono dei soldini per finanziare queste gare. Fabio Perego, autore delle mitiche Sei giorni di Milano, al coperto, al chiuso, ricordiamo, si montava una struttura, un velodromo di 180 metri all'interno del padiglione fiere della Fiera del Ciclo di Milano. Hanno fatto grandi cose, peccato che oramai è un 3 anni a questa parte che anche quella Sei giorni non si fa più. Queste sono le finali con volti noti, abbiamo visto Federico Zurlo, Chester, ma anche Francesco Lamon, Padovan, Greselin Massimo, Maronese Marco, ma chiaramente le stelle qua sono Zurlo Federico, che è un po' oramai una star. Federico Zurlo, si può dire, quando arriva lui, arriva come una volta Moser, ma non soltanto, arriva anche un certo Lamon, è bravissimo Francesco Lamon, si adattano molto a queste gare. E adesso vediamo, questa è la finalissima che sta per prendere, dopo il giro a vuoto, sta per prendere di nuovo l'abbrivio per arrivare a dare la conclusione, la degna conclusione a questa gara di Rossano. Franco, tu che hai assistito a questa gara, cosa ne dici? Insomma, uno spettacolo. Sicuramente sì, a parte una curva molto pericolosa per gli atleti, la stiamo vedendo in questo momento con questo asfalto, però per il resto spettacolare. Complimenti ad Adriano Zambona perché ha portato a Rossano più di 2000 persone, una serata meravigliosa. Vediamo gli studi prima del gran finale tra questi atleti che si conoscono benissimo, grandi velocisti come Zurlo, come Maronese. Bello comunque tutto il contorno della serata. Si respira l'aria delle Sei giorni, in questo caso, nel senso che si illuminano i fari, si crea quel coinvolgimento che non guasta per la popolazione, curve pericolose che danno quell'adrenalina in più e tanta gente. Questo è il significato del ciclismo. Se il ciclismo sa come organizzarsi, può ancora portare i grandi numeri nelle piazze. L'Italia sta pagando un poco dazio, però se vediamo che ci sono le persone giuste che sanno organizzare al momento giusto, il ciclismo può nuovamente dire la sua, Franco. Adriano Zambona è una storia, è la storia, e sicuramente se non le sa fare lui queste cose qua, chi le potrebbe fare? Bravissimo, complimenti ancora. Il prossimo appuntamento sarà su un'altra cittadina storica come Marostica, la terza tappa del Giro del Veneto, stupendo. Bravo ancora a Adriano Zambona e al suo staff con questa bellissima finale volata con Maronese che batte Zurlo. Tu sei tutto, Franco. Maronese che batte Zurlo, al terzo posto vediamo Francesco Lamon, poi dopo segue Matteo Chester, Badovan Mirko e Greselin Massimo della Villa Dose Angelo Gomme. Guarda, un bel primo piano di Francesco Lamon, un po' un pupillo dell'Unione Ciclistica 2000, Fabio Perego, poi vediamo anche i motorini di Dagnoni, là a destra abbiamo visto anche Citton, quartetto magico, e quindi si spengono i fari a Rossano ma si riaccendono quelli di Marostica. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Abbiamo visto come le sinergie, come la volontà, anzi possiamo anche aprire una piccola parentesi, la soddisfazione è vedere certa gente di una certa età, perché non sono i ragazzini che organizzano, e questa è un po' una nota di così da porci qualche interrogativo. E abbiamo visto Adriano Zambon che si è cimentato in questa organizzazione importante e soprattutto anche spettacolare. Speriamo tanto che possa veramente far creare quell'interesse anche a tanti giovani che possono intraprendere, se non hanno la capacità oppure hanno smesso di andare in bicicletta, di mettersi in gioco, che so, anche come a livello dirigenziale e anche a livello organizzativo. La cosa farebbe soltanto che bene al movimento ciclistico. È vero che si parla di crisi, però dove c'è tanta passione, tante volte la passione riesce a colmare quel gap, a colmare quei buchi che si formano grazie oppure purtroppo a causa di questa crisi, ma la passione riesce veramente a colmare dei divari che sono incredibili. Quindi questo può essere soltanto che un augurio, però abbiamo visto quanta gente, dove c'è tanta gente vuol dire che c'è uno spettacolo, e quello spettacolo vale la pena di essere caldeggiato. Quindi, e poi dopo come si caldeggiano anche le pagine pubblicitarie delle varie riviste, perché no, riviste del settore del ciclismo come quella del Comitato Regionale Veneto, che insieme a Sport City
collegano, in qualche maniera ci fanno assaporare le giornate, le settimane epiche del ciclismo giovanile e non solo, arrivare anche al professionismo, con degli scatti fotografici che Francesco Bolgà insieme alla sua famiglia sa regalare, e sa regalare soprattutto un giornale che comunque sia, è molto affascinante, e quando ci si sfoglia quel giornale, non so, anche attendendo pazientemente in un ufficio oppure guardandolo soltanto prima di chiudere gli occhi la sera, ti fa tornare indietro nel tempo, in quella settimana dove hai visto interprete questo o quel corridore, questa o quella organizzazione, e così serenamente puoi conciliarti il sogno e fare una bella dormita sportiva. Quindi grazie a Foto Bolgan, un piccolo servizio per loro, perché sanno, come nessun altro sa, intrappolare in un millesimo di secondo immagini davvero fantastiche. Monte Grappa Challenge, poi il servizio che chiude questa trasmissione, pensate, ciclo amatori che affronteranno 5 volte il Monte Grappa da 5 versanti diversi. Partenza 5:30 del mattino, ogni 3 minuti partono 20 corridori, circa 300 gli iscritti, l'arrivo al velodromo Rino Mercante, ma pensate che tour de force, c'è gente che arrivava da Genova, gente che arrivava da Livorno, per andare a così a coprire questi chilometri, questi 8.100 metri di dislivello che neanche il Tour de France se lo sogna in una tappa, però certo, pensate, per coloro che termineranno tutti quanti i 5 gran premi della montagna con sempre interprete il Monte Grappa, dalle 5:30 riescono ad arrivare anche alle 10 della sera. Quindi un grande sforzo atletico, grandi atleti, ma grande divertimento. Seguiamo. Grafiche Gabbiano, da più di 40 anni al servizio delle arti grafiche. Grafiche Gabbiano è leader nella progettazione e stampa di Deplian, cataloghi, riviste, cartelli, vetrine ed espositori. Le grafiche Gabbiano, munita di una Heidelberg CD elettronica a 5 colori, la quale può soddisfare qualunque esigenza di stampa grazie alla nuova tecnologia del computer grafica. Le grafiche Gabbiano è anche packaging d'autore grazie al reparto di confezione e rilegatura all'interno. Siamo a Bassano del Grappa, in via Giorgio Ferraro 17. Non fatevi ingannare dalle immagini, non è sera, ma queste sono le prime luci dell'alba, sono neanche le 5 del mattino e il primo sole illumina questi cicloamatori che tra poco dovranno affrontare con il Monte Grappa Challenge 5 volte il Monte Grappa su altrettanti 5 diversi percorsi. Ma non tutti l'affronteranno 5 volte, alcuni una, ma alcuni due ed è già sufficiente. Si andranno a toccare le parti più belle del Grappa, da Possagno, da Romano d'Ezzelino, insomma tutti i versanti più belli li potremo guardare da queste immagini.
partiamo con la partenza sul Ponte degli Alpini, partono 20 corridori ogni 3 minuti, partenza ufficiale 5:30. Io dico, saranno matti, forse sì, forse no, però sta di fatto che noi abbiamo seguito con le nostre telecamere dalle prime luci dell'alba, si può veramente asserire che andare in grappa molto presto la mattina, insomma, le luci, i colori, i profumi, veramente meritano ogni tanto alzarsi prestissimo per andarsi a godere uno spettacolo della natura senza precedenti. E forse sì, e forse no, e forse questi corridori, forse questi cicloamatori saranno anche stupidi ad alzarsi la mattina presto. Beh, noi possiamo dire che sono stati degli autentici, veramente eroi, e insomma del male non ne hanno fatto e ci hanno fatto respirare aria pulita e scene inimmaginabili. Sentiamo. Come va, ragazzi? Bene, bene, bene. Dura, eh? È appena cominciata. Comincia tu. Hai fatto tutti e 5 voi? Spero, spero, perché... Certo, tu. Chiedimelo tra un po'. Da dove arrivi? Genova. Da Genova? Per fare grappa? Sì. Ma sei un mito. Come mai? Che bello. Ma sei arrivata ieri? Sì. Quanti siete? Siamo io e un mio amico che sono più avanti. L'ha fai tutte 5 le volte? No, lui sì. Io se ne faccio 3 da tanto. Ciao. Ciao. Grazie. Queste sono le voci degli interpreti di questi cicloamatori che abbiamo sentito. C'è gente che è partita da Genova. Cioè, e dovranno affrontare 5 volte. Pensate che al velodromo Rino Mercante, da mezzogiorno in poi, ci sarà una lunga apparizione di corridori fino a notte inoltrata, fino a mezzanotte, che saranno coloro che affronteranno per 5 volte il passo del Monte Grappa. Qua vediamo un'altra punzonatura per garantire la regolarità della gara. Questi atleti ogni volta che fanno un passo, arriveranno per fare un passo, devono firmare un cartellino e far vedere che loro sono arrivati in quel momento e poi da lì ripartire. Troppa polvere oggi. Ciao ragazzo. Siamo quasi, dai. È iniziata l'avventura. Ah, sarà una bella avventura sicuramente comunque. E dove arrivi? Io vengo dalla Torre di Quartesolo, Marola per l'esempio. Questa è la più dura? No. No, Serena. La Serena è più dura, Quanto centrale. Adesso si è iniziata l'avventura per questi scalatori. Questa qua è la prima erta che si prende da Possagno. Posso garantirvi, signori, che farla in moto era già di una difficoltà eccezionale, ma farla in bicicletta e insomma di prima mattina, questi sono atleti che sono preparatissimi, oramai sono dei, si può dire, dei professionisti. C'è gente veramente che dedica il lavoro, le 8, le 9 ore del lavoro, e poi dopo conciliano con 3, 4, 5 ore al giorno di allenamento, quindi più che professionisti non c'è non c'è niente da dire, cioè, voglio dire, no, cosa diciamo di questi eroi? No, perché gli eroi sono altri evidentemente, ma gente appassionata, gente che vive con la passione. Chi vive con la passione vive con il fuoco nel cuore, e quindi sono persone queste che riescono a dare quel sapore alla vita che altri non riescono, assaporare questi momenti caldi. Guardate il sole che fa breccia sulle montagne, illumina delle fasce di tornanti, guardate che asperità. Se guardiamo dalla parte alta del tornante, a giù sono circa 15 metri, quindi un dislivello esagerato nel giro di poche pedalate. Questo è il Monte Grappa, dal versante di Possagno, poi si farà quello dall'altro versante, poi ce ne saranno 5 in pratica, quindi 5 versanti uno diverso dall'altro, immersi tra le malghe, e immersi tra il verde, da Semonzo a Serenda del Grappa. Poi ci sarà anche l'ascesa dell'Archeson, anche qui immersi nel bosco. Cioè, voglio dire, la natura, poi c'è anche il versante di Caupo, questo veramente, forse tra Caupo e Serenghe è il più, è un dislivello incredibile.
8.100 metri di dislivello dalla partenza dal Ponte degli Alpini per chi affronta i cinque tornanti, quindi dall'Archeson, Semonzo, Seren del Grappa, il Caupo e poi a conclusione quello del Cadorna, che è la salita oramai tradizionale che vede impegnati, come abbiamo visto prima, la Bassano Monte Grappa, la salita delle salite, perché quella è la salita consacrata al Monte Grappa. Quindi tra le province di Treviso e Vicenza, insomma, si vede questo, si vede quello che sono le malghe, la ruralità del Monte Grappa, questa montagna particolare, perché è una montagna particolare. Se c'è gente che parte da Livorno, da Genova, e affronta il Monte Grappa, lo affrontano soltanto perché vogliono vedere il Monte Grappa. Bene hanno fatto gli organizzatori, assolutamente, a rimettere in piedi, anche se era minacciata dal tempo questa gara, ma vedremo che non ha certo inficiato la bellezza, ma soprattutto GSG, Simone Fraccaro, che da subito ha dato una mano e un contributo perché si facesse questa gara, perché alla fine, lo diciamo sempre, queste sono gare sì che intanto hanno un'espressione atletica esagerata, ma sono coloro che in realtà fanno girare il PIL del ciclismo, sono coloro che comunque la bicicletta la pagano, pagano le selle, pagano gli accessori, pagano gli cardos e frequenzimetri, sono coloro che veramente producono, grazie alla loro passione, insomma, il prodotto interno lordo per le aziende. Quindi bene fanno quelle aziende che vogliono essere presenti. E qua vediamo l'Asperità, dove c'è il Monte Grappa. In pratica questo versante sarà interprete delle cinque tornate che abbiamo prima citato, dall'Archeson a Semonzo, Seren del Grappa, di Caupo e il Cadorna. Tutti qua arriveranno per le cinque asperità, per poi l'ascesa finale, per chi avrà concluso tutte e cinque le prove in salita, giù una lunga discesa per ritornare qui al velodromo Rino Mercante, dove tutto è stato messo a dimora per accogliere i coloro che arrivano dalle grandi imprese, dagli 8.100 metri di dislivello della mattina alle ore 5.30. Qua vediamo già alcuni atleti, questi avranno affrontato sicuramente due o tre gran premi della montagna, e via via la passerella sul velodromo Rino Mercante, purtroppo anche qua bagnato dalla pioggia, e quindi però uno alla volta, insomma, non c'è pericolo. Bene hanno fatto gli organizzatori, la firma dei partenti e qualche dedica, e l'arrivederci sicuramente per questa bella manifestazione sarà per il 2013, e noi saremo lì a raccontarlo dalla mattina alla sera. Amici di Scratch, siamo proprio a conclusione di questa trasmissione. Vi abbiamo tenuto compagnia, pensate, oramai da più di un anno senza mai sosta. Abbiamo raccontato lo scorso anno il trofeo Triveneto di ciclocross, poi abbiamo proseguito con la campagna estiva, con le grandi scommesse sportive targate 2012, e per noi è giunta anche una piccola pausa di riflessione e di riposo. Quindi noi ci rivedremo sicuramente in diretta da questi studi il giorno 23 agosto e parleremo del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, perché no, della Sandrigo Montecorno, e poi della presentazione del Giro del Veneto per professionisti proprio il giorno 23. Quindi l'augurio di buone vacanze a tutti, e soprattutto arrivederci al 23 di agosto, proprio qui, sempre con Scratch.